No, non so le parole. Sì, lo so. Milan, le Gran Milan. Come sono arrivato qua? Non è stato facile all'inizio perché non sono riuscito a farti vedere quello che è le mie capacità, le mie caratteristiche, il mio talento. Quindi oggi sono un altro giocatore, più consapevole, quindi lo so che posso dare tanto alla mia squadra. E per me è buono sentire quello dei miei compagni. Secondo me non è una questione di pressione, di responsabilità, quello è una motivazione. Motivazione di sapere quello dei miei compagni, quello che loro aspettano di me in campo. Quindi quello lascia più, non dico comodo, però come ho detto, motivazione per entrare in campo e fare la differenza. Secondo me quello è mi spingi di dare il mio meglio. Quella settimana lì era un momento così perché stava un momento difficile, per dire, no? Stavo vincendo le partite. Poi noi abbiamo sempre un meeting il giorno della partita e abbiamo fatto un meeting e quella roba lì che dobbiamo fare, vedere l'avversario, tutti quanti, poi l'allenativa. E poi il mister ha detto: non abbiamo te, non abbiamo Calabria. Poi quella settimana del Newcastle. E ha detto che Rafa oggi sarà capitano. Io non mi aspettavo. Non mi aspettavo, però è quello che ha detto. Fiducia di tutti, del mio allenatore, dei miei compagni. Tutti dopo il meeting sono rimasti contenti per me. È stato un orgoglio perché... Fa effetto averlo al braccio? No, è stato un orgoglio per me perché sono qua da tanto. Milan mi ha aiutato a essere un giocatore di livello. Anche senza la faccia di capitano... È una gioia giocare con la maglia del Milan e speriamo di essere capitano più volte. Quando sono arrivato qua nessuno parlava di me e oggi posso dire, un idolo, quindi e grazie a loro anche perché mi hanno messo pressione, ma buona pressione, perché loro ogni partita secondo me potevano vedere qualcosa di diverso e hanno messo quella pressione di Dalia, muoviti perché lo sai fare. Quindi voglio ringraziare tutti i tifosi perché senza di loro non sono un giocatore che sono oggi. Io non sono un giocatore egoista. Non egoista non è una cosa male. Però in calcio io immagino posso fare gol. Ma se ce l'ho il mio compagno, faccio passaggio. Se ha fatto due gol e il mio compagno non ha fatto nulla, se sono davanti alla porta, posso fare hat-trick, passo il mio compagno. Quindi
In questi momenti il numero fa una differenza, perché Kylian, Messi, Haaland, Chris sono a alto livello, perché loro non ho bisogno di parlare, i numeri parlano per loro. Quindi quando metterò questa cosa qua nella mia testa, per forza che sono arriverò a quello livello lì. C'era prima la possibilità di prendere la numero 7, perché mi piace 7. 7, 9, però 7 c'è Yassin, 9 c'è Oli, 11 Christian. Io ho detto prendo la 10, la 10 mi piace, anche perché quando era piccolo il giocatore importante indossava il numero 10, c'era Sidorf, ma anche in altre squadre il numero 10, quando viene una squadra il numero 10 forse è quello che ha qualcosa di più. Il mio idolo è Ronaldo, Cristiano Ronaldo, quindi lui indossa il numero 7. Però il numero 10 sono quei giocatori che hanno sempre qualcosa di più, quei giocatori che portano la squadra davanti. Io ho pensato, boh, questo è il momento di prendere il numero 10. Io sono cresciuto a Sporting, poi lui invece anche da formazione anche era Primavera, e poi è una sensazione incredibile, è come se sono stato io a fare gol, il mio primo gol come Milan, e io un ragazzo bravo, un ragazzo che ascolta consigli, lavora tutti i giorni al 100%, e secondo me non sono tante persone che hanno l'opportunità di giocare e fare gol, poi fare gol a San Siro, alla sua età. Quindi secondo me lui c'è qualcosa di più di altri, e anche gli altri che sono della stessa età, come Camarda, ma anche altri che vogliono arrivare a prima squadra di Serie A, che deve lavorare, e quando hai l'opportunità di fare vedere, sfruttare al massimo, e che secondo me no, non è, è difficile, però secondo me sei a un step di arrivare lì. Forse pensi no, devo aspettare 5-6 anni per arrivare lì, invece no, invece la tua opportunità può essere domani o dopodomani. È importante essere pronti, e lui è pronto. Io quando facevo le buone partite lui non diceva niente. Invece quando sbagliava un passaggio o quando faceva le brutte partite, da lui arrivava Rafa. Quindi è una pressione. È una persona buona, buona, perché era mio compagno e anche mister. Però quando tu lo sai che è una persona che si ti parla e ti dice come devi fare, perché ti voglio bene, quindi non lo prendeva in modo negativo. Quindi il consiglio di Ibra mi ha aiutato. E adesso con la sua come si dice? Nuovo ruolo. No, questo ritorno, sì. Adesso questo ritorno mi aiuterà di più, perché è una persona importante per tutti noi, per Milan, e secondo me abbiamo una persona così vicino a noi. In quel momento che lui è arrivato, noi squadra eravamo un po' tutti testa bassa, quindi lui è arrivato un momento giusto e ci ha portato la mentalità di vincere. E poi ogni partita con lui è sempre una finale. E
quindi secondo me il fattore importante è la sua mentalità vincente. Mio papà era cantante prima, c'è mio zio che era DJ, quindi la musica è stato sempre vicino da me. Poi anche quando sono andato a Francia, non era tutti i giorni che mio papà e la mia mamma erano con me, quindi la musica era la mia compagnia. Ma quando ho cominciato a provare a cantare è stata la quarantena, perché siamo rimasti un mese a casa. Facevo un allenamento su videochiamata, quindi era un po' noioso. Poi facevo l'allenamento la mattina e poi pomeriggio nulla da fare. Poi è stato così un mese, quindi ho detto compro un paio di cose e vediamo cosa si succede. Quindi secondo me è stato buono per me, perché io sono una persona che non parla molto, quindi sono iniziato a scrivere un paio di cose della mia vita, momenti difficili, la mia famiglia, sulla mia passione di musica. Secondo me ho provato adesso a serio da poco tempo fa, però possiamo parlare di tutti e due, perché sono due cose che mi piace fare, che è un modo di espressare, un calcio con un sorriso sempre che è il campo, quando entro in campo, e musica con le parole che faccio sentire gli altri, di motivazione, di mai arrendersi. E il calcio è quello che stavo dicendo, di sorriso, di sfruttare ogni momento con la palla, entrare a San Siro e indossare la maglia di Milan. Penso che è quello.